adesso. Allora, ragazzi, fuori sede poco fa stavamo facendo una considerazione. A parte che lo straccione compie 44 anni. 4-4. E ci è arrivato anche lui. Sì. E quindi il perché della bottiglia. Sopra la straccio bilancia. Esattamente. Insomma, fuori sede si stava facendo un ragionamento che oramai... Sì. La Bandai è andata oltre la povertà, cioè proprio dimenticata, sì, quasi dimenticata anche la borghesia, cioè oramai non gliene frega, cioè, i borghesi sono i nuovi straccioni, sì, diciamo che lo straccione, sì, per quanto riguarda Bandai rimane in questi Gundam Universe che caga fuori un pochettino, sì, sì, questi contentini, cioè popolaccio, toh. Sì. Cioè, gli scarti delle altre cose. Mi sono scaccolato, mi è rimasto quello. Top. Sì, che poi anche le robe buone. Abbiamo visto che non è che poi le cura poi così tanto. Perché adesso io non vorrei. Allora, i Midcloth che sono uno sfrisone dietro l'altro. E va bene. Anche il Gordian non è che proprio sia poi così curato. Come. E anche l'astronave, l'Arcadia. Poteva essere fatta un po' meglio in quella parte dietro a culo. Sì, però lì era più un po' più di cura nel dettaglio, comunque nello spruzzare un po'. Dovevano spruzzare qualcosina in più. Però lì mi sento di dire che i giapponesi gli piace il pulito. Ah. E quindi la colorazione un po' sporcata con dello shading a loro non, non becca bene. Allora lì mi sento un po' di dire quello, perché comunque la cura che era stata messa in quella nave mi sento di dire che era premium come finitura. Ecco il Gordian, che insomma le cose sono andate un po' a meno. Sì, ma anche il Trider aveva qualche punto di sprue. Sì. Nel medesimo punto di anche quello precedente. Ma forse anche il Lideon, il full action. Anche il full action del Lideon. Sì, hanno qualche problemino di qualità. Sì, vabbè. Qualità in senso di controllo della qualità. Sì. Ecco, cosa che invece, adesso qui apriamo. Intanto apriamo, metta tre bicchieri lì davanti. Sì. Perché sennò qua poi dopo andiamo... Rigorosamente di carta e tre bicchieri. Sì, sì, no, di plasticaccia. Sì, di plastica. Plasticaccia, no. Oppala, occhio che viene fuori tutto. No, non viene fuori. Vai un cazzo. Vai che spruzziamo. Beh, almeno qui possiamo ancora spruzzare. Sì. In altri ambiti è un po' più difficile. Un po' più difficile. E poi sa, più vanno avanti gli anni. Meno si spruzza. Per tanti motivi. E quindi bisogna prendere... quel che viene. Sì. Che gognini. Allora, tac. Quindi, straccione, in questo... questa data così importante, tanto a lei, grazie. Cosa si è regalato? Io mi sono regalato, quello di cui stavamo parlando, sì. Lo dica. No, cioè regalato, cade proprio preciso, praticamente il giorno del mio compleanno. Lo dica. Gordian. Oh! Ma allora lei si vuole male. Ma allora, adesso tra l'altro io ho preso il Gordian, quindi noi ne abbiamo parlato male, siamo rimasti un po' delusi, ma ragazzi, hashtag Proud Gordian, cioè siate fieri del vostro Gordian. Sì, non dovete adesso dire beh, lo butto nel cesso. No, tenetelo quel Gordian lì, che io non vedo l'ora di essere a casa stasera e giocare. Ecco, vede. E stare lì solo con il mio Gordian. Esatto. Però adesso qua abbiamo un'altra roba. Ecco, e infatti stavo allacciandoci un po' al discorso di prima, qualità, non qualità, però adesso, ok, abbiamo l'ennesima paraculata da parte di Bandai. Avvicino un po'. Abbiamo, sì, perdono. La paraculata Bandai. Abbiamo il Gundam F91, però questa qui è la versione Metal Build Chronicle White. Ed ecco qua la scatola, tra l'altro molto nobile, sì. Doppio. La scatola è bellissima. Doppia apertura, sì. Doppia, cioè, qui nobiltà a go-go. Con tanto anche di cura nella confezione, nel contenuto, eccetera. Ecco qua, difettacci o segni di sprue non ne ho al momento captati. E vediamo che
Cioè, qui c'è stata una signora spruzzata, come, come dettagli, come finiture, eccetera. Ma no, questo è un bellissimo Gundam F91. L'altra versione, bello, bello. L'altra versione, invece, era un colore un po' più accesi, quindi un po' più lucidi. Questo qui, invece, è un po' più tendente all'opaco. Ma nella versione precedente, che era... Cosa è successo? Niente, mi sta su, mi continua a cadere. Comunque, va bene così. Ecco. Molto bene così. E qui lei, voi vedete lo stesso contenuto che c'era nella precedente versione con una colorazione leggermente diversa. Però Bandai, per indurci in tentazione e nell'acquisto, soprattutto per i soggetti più deboli, quindi psicologicamente, psicologicamente e che non fanno il vaccino e per farli ancora, perché io probabilmente ne sono andati a punzellarmi, okay. E oltre a farmi la colorazione un pochettino diversa, che purtroppo ragazzi io l'altro ce l'ho, ma io non sono stato in grado di farlo saltare. Ci ho provato. Vabbè, metteremo un linkino per andare a vedere la vecchia recensione. Per farvi vedere anche la differenza di colorazione, sì, eccetera. In più però in questa versione Chronicle White ci hanno ficcato dentro le parti aggiuntive che nella precedente versione si compravano a parte. Adesso qui vi faccio vedere un attimino questo backpack molto missilato. Poi questi altri due cannoli, eccetera. Sono belli, però. E vabbè, questo invece era presente anche, questo invece è in dotazione anche nella versione precedente. Però, ecco, vi faccio vedere, ad esempio, guardi un po' i dettagli di qua, come, cioè, aprendosi, insomma, si vedono tutti i particolari che sono veramente curati. E, ma diciamo che comunque sia, quindi Bandai nella linea Metal Build continua a rimanere... un certo livello, assolutamente in un certo livello, anzi ha mollato forse un forse po' il migliore, sì, forse il migliore, sì beh, ok, forse a quel livello qui ha mollato un po' in solo Chogokin in, non lo so, ma allora no, stazione, qui mi sento di darle torto, nel senso che se per caso e non per caso c'è stata una cosa anche un po' andata non tanto bene, possiamo anche dire però, lei dall'alto della sua posizione può dire che il Dairuger 15 è brutto, è stato fatto male? Lei può dire bello, che il Megazord sì, è stato fatto male? No, lei può bello, dire sì, che l'Arcadia è stata fatta male? No. Ecco, lei può dire che il Gutter Go è fatto male, almeno da quel che si vede? Adesso quello dobbiamo vederlo. Però la sua impressione è da... No, sarà fatto... è un po' incosciato, però... Giuspion, Giuspion mi fa molta gola, mi fa molta gola. L'ha comprato. E allora? No, vabbè. Però dato che il Leopardo, anche se vi è esploso in mano, bello. Però può dire che ha fatto male. Stanno criticando un po' tutti Bandai, no? Così io stavo soltanto dicendo che se capita una qualche esanata. In Metal Build non capita comunque, nei Metal Build. È più difficile. È chiaro che un Chogokin di pari dimensione ti costa 140-150 euro, qui raggiungiamo le 300 banane. Tutte messe dietro. Ecco, quindi è chiaro che andiamo verso un altro settore, sì, verso un'altra nobiltà, ecco. Sì. Anche perché il Zuspion costa la metà circa di questo. Sì. Trasformabile, ben rifinito, però siamo su un altro... Cioè, qui siamo a livelli praticamente... cioè, secondo me come QA siamo superiori al DX. Come addirittura. Sì, credo perché, di sì anch'io. Perché lì era molto macro, molto grosso, molto... Sì. Però qua, mi permetto di dire, l'estrazione, guardi... La tutto lobo. È il vino, lei è un bel cinghialotto. Quando voglio, sì. Allora vede qua anche tutti i dettaglini. Cioè, io qui da modellista non mi sento di dire niente. Anche vede, poi anche qua si allungano e si vedono i dettagli. Cioè, tanta roba. Quel modello qua. Adesso io le faccio vedere, provi anche. Soltanto, vede qui quando poi si aprono le spalle, che adesso le andremo poi a oppellare, vede anche la qualità della spruzzata e del dettaglio sul modello, cioè quindi
siamo a livelli, secondo me, molto, molto nobili. Bene, bene, bene. E quindi io direi che ci fermiamo un nanosecondo, ve lo facciamo adesso, io qui ve l'ho fatto vedere, diciamo, in versione base. Ora andremo ad applicare tutti quei bagagli lì. Esatto, le parti aggiuntive ve le facciamo vedere. Così è abbastanza elegante, abbastanza sì. Lo tamarriamo. Fighettino. Sì, adesso lo andremo a tamarrare. Ale. Allora, abbiamo messo su i primi gadget, chiamiamoli aggiuntivi, che adesso vi faccio vedere alcuni dettagli che sono veramente interessanti, che subito inizialmente non avevo fatto vedere. Allora, intanto l'F91 ha questa, chiamiamolo, adesso non saprei bene come chiamarlo, come bazooka. Questo bazooka, ma questa rotaia dove noi praticamente possiamo prendere il bazooka. Adesso, adesso magari la rompo, no, dopo con sommo godimento. Vede, adesso io ve lo faccio vedere da questo che funziona meglio. Vede che va avanti e indietro sulla rotaia, quindi si può, è orientabile e regolabile. Quindi da dietro la rotaia un raggio che ci fa scorrere sul binario e il bazooka viene avanti fondamentalmente. Infatti qui vedete è dietro, se noi adesso se qui si sganciasse o comunque volesse decidere, ecco vede, praticamente corre sulla rotaia, che secondo me è una figata pazzesca, come anche come realizzazione in sé e di per sé tecnica. E di per sé. Allora, vi faccio vedere un altro particolare, come vi ho fatto vedere prima, dell'arma che si apre, ma se noi qui dietro andiamo a spingere questo bottoncino, vediamo che fuoriescono i mitragliatori e poi hanno una successiva uscita. Vedete che viene fuori il mitraglione, qui quindi possiamo fare esattamente la stessa identica cosa. Praticamente lì è a riposo e qui sta... sta mitragliando. Minchia. Queste qua sono delle figate. Li tira fuori e dopo chi lo schiaccia. Ci sono queste soluzioni nei gadget, sono delle figate. No, è bello. È bello. Sono quelle piccole cose che ti fanno dire che bello. E poi dopo tu lo rificchi per il culo, lo rimetti lì su e praticamente dopo ti diverti un po' anche a posizionarlo in maniera assesca. Sì. Dandogli una posa pazzesca. Certo. A sé. E qui tra l'altro adesso abbiamo anche posizionato le spalle diverse rispetto a quelle ordinarie, che tra l'altro hanno anche questa particolarità che assecondano poi la spalla nel movimento. Infatti qui tutto fatto bene, tutto come deve essere. Tra l'altro anche le armi, quelle che io vi ho fatto vedere in precedenza, vedete che anche dietro tra l'altro si aprono, cioè vedete qui si apre dietro e praticamente è una sorta di sfogo che magari l'arma surriscaldandosi in questo modo butta fuori, con l'effetto sonoro si capisce meglio. Ecco. Sembra molto un fucile della serie Halo. È molto... Beh, Halo viene dopo, quindi... No, è vero, E tra l'altro, prima in fuori onda, stavamo parlando un po' del discorso che comunque questo F91 fa parte dell'Universal Century. Mm. Negli anni 90 quel periodo un po' oscuro che secondo me stavano anche un po' cercando di affondare il brand. Apposta? Non lo so se apposta o meno. Qui c'è sempre la mano di Tomino dietro. Mm. Questo è naturalmente il Gundam pilotato dal raccomandato di turno che è Sibu Carno. Mm. E quindi inizialmente doveva essere una serie di 50 episodi, poi hanno fatto un lungometraggio che io ho visto un paio di volte, ma comunque... Ma no, ma il fatto è che la trama è anche abbastanza semplice. Le colonie dichiarano indipendenza per l'ennesima volta e non ci si riesce. Poi naturalmente c'è il solito cattivone dietro che è una sorta, c'è sempre il suo mascherone a lasciare, eccetera. Però la cosa grave che siamo nell'Universal Century, ma Zion e la Federazione Terrestre non si sa più che cosa sono, e siamo soltanto nell'anno 123. Lo sappiamo che Unicorn, siamo quasi sull'anno 100, cosa è successo
da quel momento a, questa, a quest'altro momento. Anche che... perché se all'inizio del cartone animato ti dessero una spiegazione, del tipo... Sì, un piccolo brief di qualche minuto. Anche senza uno spiegone iniziale, ma tramite la trama ti fanno capire che fine ha fatto zio, che fine ha fatto... Allora ci sta. Certo. Ci sta. In realtà non se ne parla. Cioè, è come se non fosse mai esistito. Adesso non esistesse più Berlusconi. No, oh, se ne parla ancora, hai capito? E se ne parlerà anche. Sì, tra vent'anni. Invece qua è come... Tra l'altro, stavo guardando, vedete, è possibile... Si continua ad aprire da tutti i cantoni. E si apre anche qui sempre per dare cavolo, però. Si apre anche... E quindi adesso qui è nel momento di massimo spiato il... Sì. Colpo. C'è un raggio che salta fuori. Esatto. Fatto bene però. E quindi qui quando pam ti tira la mega ghega, si raffredda aprendosi in tutte le sue possibili anfratti e pertugi. E quando si raffredda fa. Sì. Bene. Tra l'altro qui anche, vedete, anche qui dietro, vedete che ci sono. Si possono aprire anche gli sfiati degli stinchi per naturalmente far raffreddare i motori inferiori. Cioè, dettagli, tanta roba. No, dettagli ci sono veramente ragazzi, tanti e un bel po'. Ecco. Quindi questi... Poi quel radiatore centrale qui per me è bellissimo. Bellissimo, sì. No, beh, c'è da dire che comunque l'F91 è un Gundam veramente molto bello. Sì. Anche perché ha un design ancora real, però figo. Però figo, non è orpellatissimo, no? Con quei Gundam assurdi che mi infatti. Ecco, ricordiamoci che siamo comunque nell'UC, anche se sì, in un UC un po'. Che vogliamo dimenticare. O che soprattutto adesso Bandai o comunque vuol dimenticare. Naturalmente. Però se ti fai robotti. Naturalmente il suo antagonista di Mobile Suit era Zabin. Shirwa, che utilizzava i Mobile Suit di color nero, infatti anche un colore di Zabin, un Mobile Suit di Zabin mi piacerebbe prenderlo, soprattutto in versione Metal Build, e che è il Crossbone X2, perché c'è l'X1, l'X2, l'X3 e l'X1 full clot. Purtroppo io sono soltanto al momento l'X1. L'X2 mi acchiappa non poco, l'X3 uscirà e sarà sicuramente incomprabile, l'X1 full clot è incomprabile nel senso che sarà... Beh, è partito subito a quotazioni tipo 400 euro. È brutto, no? Cioè, no, c'è... L'X3 non oso immaginare neanche... Oh, non lo so, vedremo un po'. L'X2 è anche accettabile come... Questo è già andato su anche lui abbastanza come quotazione. Comunque, adesso ragazzi, fra un anno secondo lo vedremo con... Tamarrato ancora di più. Con un'altra tamarrata. Eccolo qua, eccoci. Tamarrato numero 2. Adesso, tanto noi abbiamo detto un sacco di cagate per i fatti nostri, e nel frattempo abbiamo messo il secondo backpack aggiuntivo che è fornito in dotazione a questo F91 Chronicle White, e questo è il backpack molto ficcante, molto tanta roba così, carrozzato. Tra l'altro io adesso ho aperto i fuciloni superiori, perché in realtà potrebbero stare anche a riposo e in questo modo, se noi invece apriamo dietro si vede che il fucilone è completamente aperto. Adesso vedevo se avevano anche funzioni aggiuntive, questi sa che forse... C'è un'ulteriore apertura? Non lo so, no, forse no, no, mi sbaglio, sono quelli sottostanti che adesso mi diranno un particolare che io questi prima che me lo dicano, questi fucili qua li ho messi alla rovescio, cioè praticamente dovrebbero essere... Così lo sappiamo. Così non ci... Fai! Tutte le cose sbagliate! Sì, è vero, quel quadra non cosa. Ebbene sì. Però ve lo dico. Sì. Ciancio sì, le bande. Però vabbè. Comunque a noi ci piaceva di più così. Sì, ma poi... Comunque lui adesso...
I fucilazzi superiori che li piloti, diciamo, vabbè, magari essendo un new type, li piloti col pensiero. Addirittura. Mentre invece questi qua, proprio con i sono quelli meccanici. Quindi vedete che qui c'è tanta roba. E con questo backpack ci ricordano un po' poi anche i mobile suit di Gundam Seed, che erano dotati di backpack con 8.000. Scusate, già sistemata la faccenda. Allora, si stava dicendo che da Gundam Seed hanno poi copiato un po' questi mobile suit con questi backpack con molto particolari. Beh, una particolarità che si può dire dell'F91, che rispetto anche all'RX78 o anche allo Unicorn, sono stati rimpiccioliti i mobile suit, perché più è piccolo, più è difficile da colpire. Quindi, se un RX78 misura 18 metri e un Unicorn ne misura 22 e addirittura l'RX93 ne misura quasi 24, ecco, qui noi invece abbiamo un mobile suit da 15 metri. Quindi più piccolo, ed essendo in scala 1:100, infatti questo Gundam misura circa sui 15 centimetri. Infatti vedete che è tutto molto più compatto e più concentrato, e risulta più piccolo rispetto, non è che è stata cambiata la scala, ma è perché il mobile suit in sé stesso è più piccolo. E anche in Victory seguono questo andamento di ridurre le dimensioni per avere più difficoltà nel essere colpiti. Piccolissimo segno di sprue. No. Lì sì, c'è un cattivo... Una cattiva finitura. Lì c'è una cattivissima... È l'unica finitura che ho visto, guardando bene la roba. Ma è fastidiosa. Sì. È decisamente fastidiosa. Sì, perché poi questo qui è un prodotto premium, è un prodotto che non dovrebbe avere imperfezioni, è bellissimo. Ce lo succiamo qui. Vedete anche dietro questo doppio colore. Che bello. Sono delle finezze incredibili. Guarda, che se uno le va a vedere. Il triangolino dentro, c'è proprio la... Anche qui il dorato sul il metallo lì dentro al bianco. Cioè, ci sono tutte quelle particolarità che per andarle a fare bisogna sudare. Anche qui i cannoni, questi cannoncini Vulcan. Bellissimi. Qui c'è stata tanta lavorazione dal punto di vista. Non riesco a capire se qua si apre oppure no. No, secondo me no. Probabilmente no. E comunque sia, il modello è particolarmente ogivante. Tra l'altro qui abbiamo, voi vedete qua questo anfratto, dove poi è fondamentalmente uno scudo a raggi, sì, e quindi si espande in questo modo, non c'è uno scudo fisico, ma è uno scudo, diciamo, tipo di pulsere. Sì, esatto. Invece di farti una lama ti fa uno scudo, una barriera, fa una è una barriera. Sorta di barriera, esattamente. Poi abbiamo le Beam Saber, che hanno questa particolarità di questa colorazione con un po' di sporcatura sotto e il verzolino. E il verzolino, che è fondamentalmente della spada laser. Sì. E quindi qui abbiamo una proiezione che si può manifestare praticamente della Beam Saber, che funge un po' da specchio sul raggio laser. Quindi, fungendo un po' da specchio, troviamo l'argento della spada o del mobile suit stesso, che quindi viene riflesso sulla Beam Saber. E che sono tutte finezze, insomma, che sono abbastanza anche di per sé interessanti. E penso che abbiamo cianciato e banfato fin troppo per questo mobile suit bellissimo appena uscito. Io farei una roba di pesarlo e poi di andare diretti in pasellone. Yes, lo pesa tutto ambardato. No, cioè sì, ambardato sì, ma non sul... Cioè, allora, non, il peso sarà esile, non è grossissimo. Non è, secondo me passeremo i due etti forse. Intorno ai tre etti lo dovrebbe essere. Scusa, la grandezza di un HG? No, è un po' più grosso di un HG. È appena più grosso di un HG. È chiaro che l'HG di un F91 è microscopico. È microscopico, eh.
286 grammi? Quasi 300 grammi. Vista la dimensione anche... C'è tutto. Sì, adesso non vorrei che Koji truccasse da casa. Ma magari vai, riesce a cambiare... No, secondo me non riesce. Per farci perdere credibilità, se non ce ne fosse già abbastanza. Lo lasciamo così, lo girelliamo, lo pagelliamo. Secondo me girellarlo ha anche un suo perché, il backpack. Non dovrebbe comunque cadere. Posteriore di questo robot. Anche perché comunque perché. Hanno sta basetta con sto grillone gigantesco, cioè che è impiegabile praticamente. Tra l'altro bella anche la basetta con su scritto Gundam F91. Allora, Metal Beam. È bello qua tutte le... Sì, sì, molto bello. È bellissima. Molto bello. Veramente bello. Veramente, F91. Veramente bello. Peccato che sia poi l'F91. Sì, non è proprio il Gundam di riferimento. Impatto estetico comunque io un bel 9 glielo do. Sì. Materiali 9 glielo do. Veleggiatura gli volevo dare 10 ma gli do il 9 per quel giocatore. Quella stecca là, Posabilità 7. Accessori. Abbondanti, 9. Trasformazione, non c'è, confezione, la doppia apertura nobiltà e fa tanto pregio, la scritta in oro al fianco è bellissima. Sì. E poi vedete dentro come... Sì, bella. Infatti vedete, allora, normale, come il F91 precedente. Power Weapon. E l'altro, Twin... Twin Westbrook, vabbè. Ecco qua. E quindi che sono le parti aggiuntive che si potevano comprare per la versione precedente. A questo punto, avendo la versione precedente questa, direi che quelle parti aggiuntive possono anche tenersi. Ah beh, ormai lei dovrebbe rivendere quello vecchio. Ma perché? Così fa spazi. Lo vuole? No. E allora? Dico per lei. Quanto non glielo vendevo? A me non serve. Ma non lo vendo. Non lo voglio. Ma non lo vendo? Forse se uscirà un Gundam Universe, dato che fa parte dell'UC, però mi sa un po' briga, perché non lo godo molto come UC o quel bagaglio qua. Beh, però devi avercelo. Ecco. Sì, se fa gli UC, eccetera. Però lei vede che mi dice che forse lo vogliono scartare. Ma però devono tenerlo buono. Confezione 10. Incazzatura. No, ma è però UC, c'è poco da fare. Cioè, c'è scritto anche sulla scatola. Dove? F91. Non c'è scritto una fava. Non mi sembra. No. Non c'è niente. Io fossi in lei lo venderei, visto che non c'è. Ma io guardo, piuttosto che darmi ragione. Io ce lo metto io. Guarda. C'è scritto. Federation non c'è scritto UC, lei non c'è scritto sì, UC. Ma questo però è quello dell'Earth Federation. Lei ha detto UC, lì c'è scritto EFSF, sono lettere completamente diverse. Se voi non sapete un cazzo, non è colpa mia, non c'è, la vostra ignoranza io non la posso scusare. Lei, signor Straccione, lei vede la scritta UC? Io non vedo. Ma voi sapete ma che... Ma non la vado a cercare inutilmente. Sì, finisca il pagellone. No. Piuttosto la finisco qua. Comunque, incazzatura. Voi un bel po'. No, 4. Ogività. 6. Con rapporto qualità-prezzo. 3,5. Giudizio finale. Comunque è un bel... È bellissimo. L'otto pieno, sì, se lo sì, metti. Ma anche l'otto pieno, non meno. Sì. Ha detto pieno. Otto meno? L'otto pieno. No, l'otto pieno se lo merita tutto e forse anche qualcosa in più. È un otto più, bellissimo, poteva essere. Un bellissimo Gundam questo. Bene. Andiamo a fare uno. Sì. Va bene. Ciao disagiati.